Non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai. Ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferire nessuno, eppur l'ho fatto. Siamo qua con padre Alex Zanotelli. Tra poco ci sarà una conferenza, un momento di incontro nell'ambito dei 50 anni di carriera di Gianni Minà. Come ha conosciuto Gianni Minà, quando, che cosa si ricorda di quell'incontro? Ma è da parecchio tempo che ci conosciamo. Lui penso che mi abbia conosciuto durante il periodo di Nigrizia, quando io ero direttore di Nigrizia, e quando poi sono stato silurato da Nigrizia è stato una delle persone che mi è stato vicino. Ma penso che l'amicizia è nata soprattutto dopo, quando anche lui è stato silurato dalla RAI e io sono andato in Africa a Corococcio, nella baraccopoli di Corococcio, e lì è nata un'amicizia che ha continuato. Quando io sono ritornato in Italia mi sono ritrovato con lui molto spesso ed è nata un'amicizia molto bella. Io sono molto grato a Gianni perché penso sia stato, spero di non sbagliare nel dire questo, ma forse il giornalista che ha fatto più conoscere la realtà dell'America Latina, in particolare in Italia. Penso che sia davvero un giornalista che ci ha dato molto in questo senso. A me mi ha molto influenzato, soprattutto attraverso gli scritti provenienti dall'America Latina, che poi io e lui traducevo, mi faceva conoscere, per cui è stato molto profondo con lui l'incontro e direi io sono stato molto influenzato chiaramente sia dai teologi del Sud America sia da persone come Romero, come dalla teologia della liberazione e da una maniera di avvicinarsi alla fede che è tipica dell'America Latina. Qualcuno mi ha detto che avendo lavorato in Africa assomiglio molto, ed è vero, cioè ritengo che l'influenza latinoamericana in questo senso è stata grossa e certamente devo dire grazie anche a Minà. In Italia siamo abituati a pensare all'America Latina come un continente, come no, il posto delle repubbliche delle banane, diciamo, ma poi non è proprio così. Perché permane questa idea, questa sorta di pregiudizio? Ma io ho quasi l'opposta impressione. È chiaro che nel grande pubblico questa è l'impressione. Oggi bisogna riconoscere che i pochi segni di speranza che abbiamo a questo mondo ci vengono proprio dall'America Latina. Vorrei ricordare in particolare una persona, un'esperienza che mi sta molto impressionando. Io ho ascoltato il presidente Correa, il presidente dell'Ecuador, a Napoli. Io non ho mai sentito un vescovo della Chiesa Cattolica fare un discorso così, di una mamma che coerenza, ma anche nella dimensione etica della politica, eccetera. E vorrei ricordare, per esempio, che come segno di speranza bellissimo è la preparazione della nuova Costituzione, in cui per la prima volta, questo è straordinario semplicemente, per la prima volta in tutte le Costituzioni mondiali entrerà quasi certamente nella Costituzione ecuatoriana che non solo gli esseri umani sono soggetti di diritto, ma tutti gli esseri viventi sono soggetti di diritto. Per cui è finita l'era della natura che la trattiamo come oggetto da sfruttare, da mercificare. Queste sono intuizioni, ci vengono dall'Ecuador, ma chiaramente poi da tutta la religiosità India, che è con questo profondo rispetto per la natura, come viva, è viva, siamo noi che abbiamo. Per cui ho citato semplicemente Correa, ma penso a un Evo Morales, penso a tanti, alle elezioni adesso di Lugo in Paraguay, in Paraguay ha fatto tutto un discorso ed è stato eletto proprio sulla base di un minimo di vita degna per i più poveri. Cioè questi sono segnali semplicemente straordinari che noi in Europa ormai ci stiamo sognando.
Senta, invece, nella sua esperienza, andando alle origini, cosa ricorda di quando ha sentito la vocazione, di quando ha iniziato questo percorso di vita? Non entro adesso nel mio percorso personale, che a volte davvero è stata una maturazione, ma fin da ragazzino io sentivo profondamente una cosa, che la vita è bella quando fai qualcosa di bello per gli altri, soprattutto per chi ha bisogno di una tua mano. Un po' è con questa sensazione che io sono cresciuto, e qui ho ritrovato poi, quando maturando, quello che è il cuore dell'esperienza di Gesù. Ed è incredibile che sia stato un uomo come Erich Fromm, agnostico ed ebreo, a farmi riscoprire questo detto di Gesù, che alla base, dice Fromm, di ogni sana psicologia umana. E Fromm ricorda quel detto di Gesù dove Gesù dice: fratello, sorella, se tu la tua vita la tieni per te, sei morto, ma se tu sei capace di prendere la tua vita e di darla, sei vivo. Proprio questa sera rivedevo le parole, non le ha detto questa sera, ma ho rivisto con commozione l'intervista a Borsellino. Era Borsellino che diceva: fratello, ma se tu hai paura, muori 100 volte al giorno, ma se non hai paura, muori solo una volta nella tua vita. Io penso che dobbiamo riscoprirlo questo, noi in Occidente in particolare. La nostra vita è un eterno atto di guardarci l'ombelico, ecco perché siamo così tristi. La vita è bella quando la doni, e quando la doni vivi. Ecco perché noi cristiani diciamo che Gesù è vivo, perché un uomo che ha buttato la sua vita così radicalmente per i poveri, per gli ultimi, fino a sfidare il potere del Tempio, il potere romano, non può essere che vivo. Senta, a proposito di Paolo Borsellino, l'Italia vive sotto il segno delle stragi del 92 e del 93. E secondo lei la situazione politica italiana dove sta andando, anche rispetto alla sua esperienza all'estero, dove sta andando l'Italia? Ma è vero, posso parlare delle mie esperienze, cioè di come dall'estero si guarda, ma non ne parlo. Io vivo nell'altro estero, che è Napoli. Il sud Italia è diventato ormai il nostro estero. Io non riesco più a capire se viviamo in un'unica nazione o dove viviamo. Visto da Napoli è sconcertante dove stiamo arrivando. Io adesso non voglio entrare in tutta la discussione di Napoli, perché una delle cose che mi fa più male è proprio vedere i media, i mezzi di comunicazione, in particolare la televisione, ma anche i giornali, descrivere una realtà di Napoli che è una bugia. Perché il problema non sono i rifiuti che abbiamo per le strade, la vergogna di vedermi 1000 persone mandate come volontari a ripulire Napoli, ma se li tengono i volontari, ma com'è possibile pensare che Napoli non riesce a pulirsi? Ma com'è possibile mandarci l'esercito per imporre 4 inceneritori e 10 discariche in Campania, quando sanno molto bene chi ha creato questa situazione? E il problema fondamentale non sono i rifiuti, sono il fatto che il mondo industriale del nord è andato d'accordo con la Camorra per sversare nella Campania i rifiuti tossici. Oggi noi in Campania abbiamo raggiunto gli stessi livelli di tumore del nord-est, ma il nord-est ha fabbriche e a lavoro. Noi in Campania, senza fabbrica, senza lavoro, siamo arrivati a livello di tumori allo stesso livello. Ecco l'assurdità di tutto. E volerci imporre adesso il ciclo integrato industriale dei rifiuti, quando già viviamo, ma ci mandino l'esercito a pulire, a bonificare il territorio, che sono tutti. Questo è quello che il governo deve fare. Dal decreto Berlusconi quello che salta fuori è davvero in maniera molto chiara che quello che viene stracciato è la salute dei cittadini, mentre il governo è lì per, prima di tutto, per proteggere la salute, che è uno dei diritti fondamentali. Oggi l'importante è il mercato, è importante far soldi, è importante il profitto, tutto il resto non conta più nulla.
volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai. Chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Ciò che è rimasto, quel che c'è, io l'ho già dato a te. E ho ricevuto, lo sai anche tu, molto di più.